Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Sistemi lineari. Se avete un compito su sistemi lineari e avete già visto tutti i video sui singoli metodi di risoluzione dei sistemi, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Vi propongo un esercizio che andremo a risolvere con tutti e quattro i metodi, quindi il metodo di sostituzione, di riduzione, di Cramer e il metodo del confronto. Prima di tutto, come sempre, dobbiamo andare a fare i calcoli. La prima equazione è a posto, quindi la riscrivo. Andiamo a fare i conti invece nella seconda. 3 per x, 3x. 3 per 1, 3. Più 11 lo ricopio. 2 per 5, 10. 2 per 6, 12y. La prima di nuovo la ricopio e vado a finire i calcoli nella seconda. 3x lo ricopio. Meno 12y lo porto al primo membro, quindi cambio di segno, viene più 12y. E sommo i termini noti, quindi 3 più 11, 14. Se lo porto al secondo membro viene meno 14. Più 10 meno 4. Ok, i calcoli sono finiti, quindi iniziamo con il primo metodo, il metodo di sostituzione. Scelgo a piacimento di esplicitare l'incognita che per me sembra più facile a livello di calcoli e quindi nella prima equazione scelgo di esplicitare 2x, per cui la y la porto di qua e l'1 lo porto di qua, quindi meno 2x l'ho ricopiato, 3y è diventato meno 3y e 1 è diventato meno 1. Siccome tutti i membri dell'equazione hanno segno meno, cambio segno a tutti e poi devo sempre dividere per il coefficiente che c'è davanti all'incognita x, quindi divido tutto per 2. Quindi ho trovato che x è uguale a questa quantità. Ora, invece di ricopiare la seconda equazione, scrivo 3, dove al posto di x scrivo questo valore. E quindi diventa così, al posto di 3x è diventato 3 per la mia x. Ora, ricopio in bella copia la prima e vado a fare i calcoli nella seconda. 3 per 3, 9y. 3 per 1, 3. Tutto fratto 2. E ricopio questi altri due termini. Ora, la prima equazione la barro così non devo stare a perdere tempo a ricopiarla ogni volta. Mentre nella seconda devo fare l'MCM, che in questo caso è 2. 2 diviso 2, 1. Ricopio tutto il numeratore. 2 diviso 1, 2. Quindi 2 per 12, 24y. 2 diviso 1, 2, per meno 4, meno 8. I denominatori vanno via. Ora vado a sommare i termini simili. Quindi 9y più 24 fa 33y. 3 portato al secondo membro viene meno 3, meno 8 fa meno 11. Divido sempre per il coefficiente davanti all'incognita, quindi divido tutto per 33 e quindi rimane un terzo. Quindi ora che ho trovato la soluzione la ricopio nel mio sistema e la vado a sostituire nell'equazione che avevo barrato. X uguale a 3, al posto di y metto il valore, quindi 3 per meno un terzo più 1 fratto 2. 3 e 3 si semplifica, ho meno 1 più 1 che fa 0. 0 fratto qualcosa fa sempre 0. E quindi la soluzione del sistema è questa. E questo era il metodo di sostituzione. Ora andiamo a risolvere lo stesso sistema con il metodo del confronto. Allora, il metodo del confronto, se vi ricordate, dice di andare a esplicitare la stessa incognita nella prima e nella seconda equazione. Esplicitiamo per esempio y. Quindi 3y lo ricopio e il meno 2x lo porto di qua. Quindi è diventato più 2x meno 1. Divido come sempre tutto per 3, cioè per il coefficiente davanti all'incognita, e ottengo quindi la prima equazione. Y uguale a qualcosa. Facciamo la stessa identica cosa anche nella seconda equazione. Quindi 12y lo ricopio, 3x lo porto al secondo membro ricordandomi di cambiare segno, quindi viene meno 3x meno 4. Divido sempre tutto per 12 e quindi riscrivendole tutte e due in bella copia otteniamo questo. Ora facciamo una freccia e andiamo a uguagliare queste quantità. Quindi andremo a risolvere un'equazione nell'incognita x. Quindi abbiamo questo valore uguale a questo valore. È un'equazione di primo grado, dobbiamo fare l'MCM che tra 3 e 12 è 12. 12 diviso 3 è 4, moltiplico per 4 tutto il numeratore, diventa 4 per 2 8x, 4 per 1 4. 12 diviso 12 1 e quindi ricopio tutto il numeratore. Ora posso mandare via i denominatori e porto le x al primo membro, quindi qua meno 3 diventa più 3. Sommato con 8, 8 più 3, 11x. Meno 4 e meno 4 si semplificano perché tutte le volte che al primo membro, al secondo membro ho una stessa quantità, questa va via. Quindi al secondo membro rimane 0. Divido sempre tutto per 11. 0 fratto qualcosa fa sempre 0.
quindi la soluzione è x uguale a 0. Ora ritorno al mio sistema, quindi ricopio questa soluzione e la vado a sostituire a mio piacimento o qui o qui. Sostituiamola per esempio nella prima. Y lo ricopio, al posto di x devo scrivere 0, quindi viene 2 per 0, meno 1 lo ricopio e fratto 3 lo ricopio. 2 per 0 fa sempre 0, quindi la soluzione è meno 1/3. E come potete vedere abbiamo ottenuto la stessa identica soluzione del metodo di sostituzione che abbiamo visto prima. Ora andiamo con il metodo di riduzione. Per applicare il metodo di riduzione vi ricordo che le nostre due equazioni devono essere sempre scritte in maniera ordinata, quindi devo avere x, y uguale a un numero, stessa cosa nella seconda equazione. Ora dobbiamo individuare due coefficienti della stessa incognita opposti. Qui vedo che c'è meno 2 e qui vedo che c'è più 3. Quindi cosa faccio? La prima equazione la moltiplico per 3, così qua mi viene meno 6. E la seconda equazione la moltiplico per 2, così qua mi viene più 6. Quindi 3 per meno 2, meno 6x. 3 per 3, 9y. 3 per meno 1, meno 3. La seconda equazione abbiamo detto che la moltiplico tutta per 2, quindi 2 per 3, 6x. 2 per 12, 24y. Uguale 2 per meno 4, meno 8. Ora posso applicare il metodo di riduzione e andare a sommare in colonna. Meno 6x più 6x fa 0, quindi non scrivo nulla. 9 più 24, 33y. Meno 3, meno 8, meno 11. Ho un'equazione di primo grado nell'incognita y, quindi divido tutto per 33. Qua mi si semplifica e qua diventa 1/3. Quindi sono andata a sostituire al posto di y il valore meno 1/3. Quindi viene 3 per meno 1/3 uguale a meno 1. 3 e 3, come potete vedere, si semplificano sopra e sotto e quindi mi rimane meno 1. Vado a riscrivere l'equazione qua a fianco in modo tale da non ricopiare sempre il sistema e quindi viene meno 2x meno 1 uguale a meno 1. Ad ambo i membri ho la stessa quantità, quindi sappiamo che si semplificano e quindi ho meno 2x uguale 0. Divido sempre per il coefficiente davanti all'incognita, quindi tutto fratto meno 2. Al primo membro si semplifica e 0 fratto qualcosa fa sempre 0, quindi x uguale a 0. Abbiamo trovato anche la nostra x, quindi andiamo a riscrivere in bella copia la soluzione finale del sistema. Ultimo metodo, andiamo a fare il metodo di Cramer. Per poter applicare il metodo di Cramer, così come il metodo di riduzione, dobbiamo sempre fare in modo che le mie due equazioni siano scritte in maniera ordinata, quindi prima ho il termine con la x, poi ho il termine con la y e poi al secondo membro ho il termine noto. Andiamo a calcolare i tre determinanti. Il primo determinante di si ottiene facendo questa matrice, questa tabella, dove la prima colonna contiene i coefficienti delle x e la seconda colonna contiene i coefficienti delle y. Li moltiplichiamo la prima diagonale, meno 2 per 12, meno 24, meno la seconda diagonale, 3 per 3, 9. Meno 24, meno 9, meno 33. Andiamo a calcolare dx. Dx, la regola mi dice che al posto della colonna delle x devo scrivere la colonna dei termini noti, mentre la colonna delle y la ricopio uguale uguale. Moltiplichiamo quindi la diagonale principale, meno 1 per 12, meno 12, meno la diagonale secondaria, 4 per 3, meno 12, ma per il meno della formula viene più 12 e quindi viene 0. Ultimo, andiamo a calcolare dy. La regola mi dice che devo ricopiare la colonna delle x e al posto della colonna delle y devo ricopiare i termini noti. Ora andiamo a fare i calcoli. Meno 2 per meno 4 fa più 8, meno la diagonale secondaria, 3 per meno 1, meno 3, ma col meno della formula più 3 e quindi 11. Ora andiamo a applicare la formula e quindi x si trova facendo dx fratto d e y facendo dy fratto d, quindi 0 fratto meno 33 e 11 fratto meno 33. 0 fratto qualcosa fa sempre 0 e 11 e 33 si semplifica, viene meno 1/3. Quindi riscrivendole in bella copia le due soluzioni sono x uguale a 0, y uguale a meno 1/3. Ecco qua gli esercizi di questa playlist. Parte la sfida. Scegli un paio di esercizi e attiva il cronometro. Vedrai che con tanto allenamento e un po' di pratica i tuoi tempi miglioreranno sempre di più. Allora, facile, vero?
Che ti dicevo, bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. Spero che gli esercizi ti siano stati utili per allenarti e mettere subito alla prova quello che hai imparato nel mio video. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi episodi. Io sono Monia Tomassini e come sai il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo molto presto!